Oh, salve a tutti ragazzi, bentornati qua su Days Gone. Qua siamo nel 16° episodio. E quest'oggi cos'è che dobbiamo andare a fare? Non me lo ricordo assolutamente più. Guida fino a Sherman's Camp con Iron Mike. Sì, Quindi, quindi? un paio di Ah, missioni sì, per dobbiamo partire. farti. Questo non è Sherman's Camp, sì, scusate. Dobbiamo andare a Sherman's Camp, giusto? Dallo scorso episodio. Se non sapete cosa è successo, ovviamente andatelo a Soldato, vedere. dove stiamo andando? Questa volta dovrai fidarti di me. Ok. Ok, dove stiamo andando? Sai cosa cercavano nelle miniere di questa zona? Sì, mercurio, roba così. Esatto, cinabro, da cui poi estraevano il mercurio. Sulla costa est tutti associano questa regione alle miniere d'oro ed argento, ma si sbagliano. Nei primi anni del Novecento il cinabro valeva più dell'oro. I minatori lavoravano soprattutto con il tritolo per estendere le reti, aprire nuove gallerie, rimuovere le frane e via dicendo. Ma per comprare gli esplosivi dovevano iscriversi ai registri della contea e consegnare al commissario le chiavi duplicate delle casse. Aspetta, il tribunale di contea, dove si trova? Credevo lo sapessi, è nel vecchio edificio federale. Il vecchio edificio federale, quello a Sherman's Camp! Dio santo, Mike! Che diavolo! Avevi giurato di non mettere più piede in quel posto! L'ho giurato, non ricordo. Eri ubriaco. Proprio poco dopo la morte di Joe. E ti ho detto perché? Ok, No! gira a destra qui! Ci siamo! Ok. Chi è Jobo? Chissà chi è Joe! Mike, quel posto sarà un vespaio, non mi sembra una buona idea. Il tempo regge, non c'è pericolo. Bene, vedi quello? Il vecchio edificio federale. È il nostro obiettivo. Ok, allora. Non corriamo rischi inutili. Meglio restare all'aperto. Vieni, muoviti da questa parte. Allora, prendiamo un po' di roba intanto già che ci siamo. Se trovassimo una sega circolare saremmo a cavallo, Dove signori. andiamo? Ma proprio a cavallo. Seguimi. Dobbiamo trovare il commissario con le chiavi. E sai dov'è per caso? Dove Dov'è vai, il bomber? suo corpo? Sì. Sai cosa è successo qui? Sì, i furiosi hanno annientato tutto e tutti, uomini, donne e bambini. Si sono salvati in pochi, tra cui te, giusto? Solo in due, io e Nora. Fratello, dove dobbiamo Ma andare? non sono stati furiosi a distruggerci. Che vuoi dire? Guarda. Scusate raga, sto un attimo mettendo a posto il microfono perché è spostato. Ok, così, perfetto. Minchia! Bello! Interessante! Interessante! Finirono i colpi in 2 settimane. Le due parti fissarono una tregua, un incontro, proprio qui. Sapevamo cosa ci aspettava. Lo sapevamo benissimo ed eravamo pronti. Dai, però, ste cose. Dai, ste cose però. Non si sente più niente in un momento del genere, ho perso l'audio del filmato. Lo scontro non durò a lungo, ma Queste sono le cose che stavo per dire fu prima, molto raga. violento. Scoprimmo che loro avevano altre munizioni e merda.
Beh, puoi immaginare come andò. Te l'ho detto. Rimasero soltanto due superstiti quando tutto fu finito. E certi giorni... vorrei non essere uno di quei due. Il commissario è là, è il completo da contabile. Ok. Recupera la chiave e andiamocene in fretta. Ok. Brutta roba, tutti hanno passato veramente delle situazioni. In realtà non te ne frega niente di chiudere gli ingressi delle caverne, mi hai portato qui. Mi hai portato qui perché volevi che vedessi tutto questo, vero? Non è vero, comunque hai preso la chiave. Dobbiamo trovare anche le mappe di quelle miniere e procurarci tutto il tritolo possibile per isolare ogni grotta della valle. Cazzate. Hai ragione su una cosa, non mi dispiace che tu l'abbia visto. Non ti seguo, Mike. Sto parlando della guerra con i ripugnanti, quella che Schizzo aspetta con tanta ansia. Credi che gli importi delle vittime nostre o loro che siano? Lascia perdere. Forza, diamoci una mossa. Ecco la porta. È ovvio che fosse per fargli capire che polverone potrebbe aver alzato andando nel territorio dei ripugnanti, ammazzando tutta quella gente. Dico Nintendo. Però c'è di morto. Era per Boozer, cioè che cosa doveva fare? Sì, sento ancora il tanfo. Brutto affare. Non mi sono mai piaciuti i bambini. Mi davano sui nervi. Scusami, ti ho interrotto. Colpa mia. Quanti caricamenti ci sono però, dai, raga, sto episodio? Tantissimi. Subito così all'inizio. Ok. Perfetto, ci siamo. Ora abbiamo le mappe di tutte le miniere e sappiamo dov'è la dinamite. Ok, andiamo. Ehi? Sì? Beh, aspettavi qualcuno? No. Vuoi coprirmi le spalle? Ehi, non ho il grilletto facile, ma... non ho paura di premerlo se devo. Bella la tua pistola, comunque. Chi è arrivato? Saranno arrivati dei ripugnanti? Sicuramente. Ehi, so badare a me stesso. Non dico il contrario, ma ricordi l'ultima volta insieme nell'incubo? Sì, come dicevo, resto dietro di te. No, non sono ripugnanti questi, sono dei banditi. Che cavolo fanno qui? Che cavolo ci fanno qui i banditi? Bravo Mike. Okay, sono finiti, andiamo. Mi sono dietro. Sì. Perché ci sono dei banditi? Che cosa sono venuti a fare proprio ora? Sta giù. I furiosi lasciamoli stare, vediamo qua che cosa succede. Lasciamo perdere questi qua. Lasciamoli stare. Furiosi. Attirando verso di noi l'intera città. Ok. Lasciamo stare anche questi. Passiamo qua di lato. Dove vai? Le moto sono di qua. Ci siamo. Mi sono confuso, arrivo. Andiamo. Vieni qua Mike, vieni. Ok, possiamo passare qua. Perché non fa il giro con me, Mike? Li abbiamo girati. Così, dai, teneteli. Mike? Allora li aggiro, poi... allora li secco io, li flanco io da qua. Oddio, partita la mira. Ok. Ok, questi sono andati. Andiamo Mike. Oddio. Allora. Due. E questi qua sopra? Dov'è? Dov'è questo qui? È qui dietro? Dove sta? È qua. Vieni. Mike. Aspetta un attimo. Ok. Ce la fai o sei tu?
Sì, prendilo anche per il culo che sta andando da Dio per ora. Porca... Oh, ma... Queste dovremmo ben seccarli. Forse perché avevo tirato l'attenzione dei ripugnanti dietro senza dover... Cioè, non... Per sbaglio. Allora, quello stronzo lì in fondo lo devo seccare con la balestra perché... Non ce lo leviamo dai marroni, altrimenti. Sì, come faccio a levarmelo dalle balle se... Allora. Sì, vabbè, cioè non è possibile. Non è possibile. Guarda! Ma come fai? Come si fa? È impossibile. Bisogna far velocissimi probabilmente. Quello stronzo. Vaffanculo. Probabilmente venivano attirati direttamente dai banditi. Gesù, che disastro! Ora sai perché nessuno entra più a Sherman's Camp. Se Eddie scopre che sei qui a rischiare la pelle, si incazza come una iena! E chi potrebbe Perfetto. Mai informarla del nostro Ok. Dietro? Io no di certo. No, medicina, benda, dammi la benda, va. Ok. Madonna mia! Che bordello! Ma che bordello! Non ho parlato tanto, ma... Cioè... Sali sulla moto? Non ho parlato tanto, ma cioè, è stato veramente un macello incredibile. Fortunatamente quei ripugnanti hanno attaccato un attimo Mike, poi se ne sono andati tutti dai banditi. Senza molto senso, in realtà. Però meno male, perché... Porca miseria. Era un casino. Perché mi hai fatto vedere quello schifo? Sai, Nick, per certi versi mi hai sempre ricordato me da giovane. In che senso? A te non frega un cazzo di nessuno. Sì, tieni ai tuoi amici, cerchi di salvarli. Ma ti importa qualcosa di me o di chiunque altro al mondo? Non credo. L'altruismo è una condanna a morte. Certo, non lo nego. Ma il punto è che lo stesso vale per l'indifferenza. Pensa alla gente di Sherman's Camp. Ho smesso di pensare agli altri e si sono concentrati sugli interessi personali. Non è difficile uccidere qualcuno quando sembra solo un ostacolo fra te e quello che vuoi. Schizzo vuole uccidere i ripugnanti perché non li considera più umani. Per lui non contano. Sono un ostacolo tra lui e quello che vuole. Ma io non ci sto. Non voglio cadere nello stesso errore. In queste situazioni, raga, un conto è essere da soli e uno se la gestisce. Nel senso, c'hai 10 persone che ti sparano, 20 ripugnanti dietro, cioè 20 furiosi dietro, sai chi i furiosi e poi magari pensi agli altri. Però il tizio, il cecchino, madonna, il cecchino dava un fastidio, boy, l'avevo anche scoccato il primo dardo troppo in alto. E in più, la gente che mi sparava i furiosi contro Iron Mike, assurdo. Perché io sia un pacifista. È così che gli piace chiamarmi lui. Pensa che li farò ammazzare tutti. Ed è così, Mike, li farai ammazzare tutti. I furiosi non dureranno per sempre. E quando non ci saranno più ci servirà aiuto per ricominciare da capo. Ehi, senti, ehi. Non mi piacciono Carlos e i ripugnanti, non più di quanto mi piacciono Tuckero, non so, Copland e i suoi stramaledetti complottisti. D'accordo, ma vedi, il punto è questo. Non farò nulla per metterli a rischio. Ho già visto troppi morire. E anche se ti attaccasse Carlos? La tregua reggerà. Puoi scommetterci. Iron Mike non è uno stupido, signori miei. Iron Mike non è uno stupido per niente. È il tipico capo giusto che...
che tenta di preservare la propria comunità e di... Creggetto attratto, oh figo. Di mantenere la pace e non, per questo non viene capito. Come andiamo? Allora, ma ascolta un secondo. Qua siamo a livello 2, eh? Sì, no, siamo a livello 1. Mi serve arrivare a livello 2, però abbiamo un punto abilità. Un punto abilità che andremo a spendere, non si sa bene come. Sì, in realtà, lo so come. Lo so perché abbiamo l'abilità distanza. Riduci il rinculo dell'armi. Ecco, questa qui. Riduci il rinculo dell'armi a distanza. Questa qui la vorrei prendere. Considerando un attimo queste due, fornisce una scarica di adrenalina aggiuntiva quando l'energia sta per esaurirsi. Fotte sega. Raddoppia l'efficacia dei rottami quando ripari la moto. Questa in realtà mi servirebbe un botto. Quindi prima prendo questo e poi andremo a prendere l'altro, quello del rinculo. Perché per ora siamo a posto. Livello abilità 5. Abbiamo incrementa il recupero iniziale alla durata di una mistura energizzante, frega niente. Incrementa nettamente la regenerazione del vigore, questo è fantastico. Ripristina parte del vigore quando subisci danni, anche questo sarebbe fantastico. Come moto? Come stiamo? Non lo so. Però andiamo a vedere un attimo le taglie. Come taglie possiamo vendere tutte queste. Ci facciamo un po' di crediti e qualche, un po' di fiducia. Grazie per la visita. Non so che cosa debba andare a fare. Adesso controlliamo. Però prima vado dal meccanico a capire quanta benzina io abbia all'interno della mia motoretta. Il fornimento 221 vuol dire che ce n'è ben poca, quindi io faccio così e siamo a posto. Per il resto andiamo a vedere un attimo quale sia... Ho sbagliato tasto. Quale sia, no, quale sia la missione, ovvero questa, della storia ricordo. Tra l'altro dovrei veramente fare queste missioni secondarie, ma adesso mi ci metto abbastanza visto che ho più tempo. Adesso posso farlo in questi giorni, posso mettermi qua a fare un po' di missioni secondarie. In realtà sto finendo Assassin's Creed Origins contemporaneamente, che ho iniziato parecchio tempo fa, visto che non l'avevo giocato, ma questa è un'altra storia, fottesega. Dico nel rintraccio, una squadra di ricerca del Nero, al compleanno di Erode. Erode, ma io veramente... Vabbè, facciamo finta di niente. Il compleanno di Erode, grazie. Erode. Do un'occhiata. Vabbè. È come chiamare l'Omero Omero, cioè la stessa cosa. Siamo veramente dei livelli indescrivibili. Comunque, usciamo da questo campo delle balle, che in realtà tanto delle balle non è, un gran bel campo. Il migliore, penso che... anzi, non penso, come ho già detto negli scorsi episodi, questo è il miglior campo che abbiamo incontrato sinora, al mio parere. E penso sia abbastanza un'idea unanime per me e per tutti quelli che hanno giocato al gioco fino a questo punto, perché... Ah sì? Sì. Decisamente sì. Decisamente sì. Scherzavo, torniamo da Boozer perché voglio vedere come sta. Perché abbiamo ricevuto soltanto un messaggio che ci ringraziava, ma non... Non l'abbiamo più visto minimamente, quindi assolutamente mi interessa vedere Boozer piuttosto che rintracciare una squadra della Nero. Tanto lo facciamo praticamente ogni singolo episodio, sempre la stessa cosa di rintracciare le squadre della Nero. Ovvio che poi porti avanti comunque la campagna rintracciando le squadre della Nero, che è fondamentale. Sono cose fondamentali e interessantissime, tra l'altro. A me piace, sta piacendo veramente tanto questo gioco, boh. A me piace molto 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 e... Le aspettative erano molto basse, ma poi ho visto tipo la prima mezz'ora di gameplay e ho completamente rivalutato e ho deciso di prenderlo perché è molto figo, secondo me. A parte le pack che ci sono, ma vabbè. No, Dick. Non so come dirlo, ma mi serve una mano. Madonna mia. Sta bene allora, eh? O è fattissimo o sta bene. Ma a me serve davvero una mano. Ok, ci vediamo dopo. Mi trovi qui? Dottoressa, no, davvero. Potrò suonare il piano quando sarà tutto finito. Molto divertente, William. Stenditi. Okay. Beh, con una mano sì. Potrei suonare le tagliatelle. Sul serio potrei, verrebbe... Come vedi, se la caverà benissimo. Non ha neanche più la febbre. Ma non è che sotto anestetico è fottutamente andato, no? William ti deve la vita, davvero. Boozer non mi deve niente, sono io in debito. Ehi, ne ho salvati altri due. Eddie e Mia sarebbero morti senza quegli antibiotici.
Ci tenevo lo sapessi. Boozer sta bene. Non so se fosse... In realtà erano solo antibiotici, quindi non c'era anestetico. Perciò è soltanto lui che fa il ritardato così, quindi benissimo. Fratelli d'armi, trofeo sbloccato. Arma sbloccata. Cosa? Cosa sblocca? Ah, il fucile di Boozer. Ma è una primaria o una secondaria? Aspetta, andiamo un attimo a vedere un secondino. Guida destinazione al compleanno di Erode. Questo qui adesso lo andiamo a fare. Primaria? Ah, no, è una primaria. No, allora no. Come primaria non la voglio. Preferisco il fucile. Però devo prendere le munizioni, aspetta. Tu credi che i furiosi ricordino qualcosa? Rifornimento munizioni. Sì, torno a trovarti. Ok. D'accordo. Bene, ora possiamo tornare alla missione che stavamo per fare prima. Comunque sì, molto bene. Boozer sta bene, sono contento. Adesso possiamo, come dicevo, andare dalla squadra della Nero. Pensavo di dover fare qualcosa, in realtà. Immaginavo di dover prendere tipo degli altre medicine da qualche parte per Eddie, ma a quanto pare non è così. Basta tranquillamente quello che abbiamo preso. E effettivamente abbiamo salvato la vita. Abbiamo portato gli antibiotici. Tra l'altro, segandogli quel braccio, che non so come sia sopravvissuto, sinceramente. Cioè, sì, vabbè, no, non è che... Vabbè, sì. Adesso non facciamola così assurda. Però... Oh, ma che cazzo? Oh. Caporale, dobbiamo muoverci. Ma chi sono queste? Dobbiamo muoverci. Caporale, ne arrivano altri. Caporale! Ma... La milizia. Che Dio. La milizia. Altra missione sbloccata per caso? O forse è proprio questa qui della Nero? Sì, è questa qui della Nero sicuramente. Ok. Andiamo a questa festa di compleanno. Sì, Mike, sono Dick. So che hai preso Shane Riley, ma quando sono andato al capanno per interrogarlo non c'era. Sì, a riguardo, Mike, ho provato a catturarlo vivo, sul serio, ma non ha voluto ascoltarlo. Non mi ha lasciato molta scelta. Non c'era altro modo, mi spiace. Ricordi cosa ti ho detto? Come funziona da queste parti? Sì, Mike, me lo ricordo. Lost Lake, chiudo. Grazie, Ricky. Ok, siamo arrivati. Adesso probabilmente... Ah no, niente. Pensavo dovessi aspettare il giorno, ma visto che praticamente sta iniziando la notte e si vede, visto che è pieno di furiosi ovunque, ogni centimetro quadrato ci sono 7 furiosi. O'Brien, sono a uno dei radiofari, quello vicino a Rogue Camp. Brandaggio, St. John, intendo, ricevuto. Che ci faccio qui? Rilevo un elicottero in arrivo alla tua posizione, stai pronto? O'Brien, chiudo. Sono qui apposta. St. John, dovrebbero essere già arrivati da quelle parti, li vedi? Sì, danno discretamente nell'occhio. Cosa devo fare? Avvicinati al capo. Sì, ma sono... E resta nel raggio del segnale. È l'unico modo per registrare i dati. Sì, ok, ho capito. Come fa a non vedermi il pilota, almeno? So cos'è un chopper, O'Brien. E farei meglio ad avere qualcosa per me. Ok, devo piazzare il rilevatore sull'elicottero. Tutto bene. Forza, gente, voglio andarmi da qui. Sì, tutto ok. Ok. Devono vedermi. Sì, siamo pronti. Che ci fate qui, ragazzi? Al vostro posto io avrei fatto il pieno alla vecchia compagnia. Come andiamo? Se notate il cartello di... Okay. Piazzato. O'Brien, hanno piazzato il rilevatore. Dovresti... Eccolo lì. Nota operativa 2060. Non completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, bello calino, un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Ma... Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata.
I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. E insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, dimmela un po'. Non li abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali, sugli alberi, tipo, solo dentro le case. Beh, cazzo. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Bella. Merda. Porca vacca, non pensavo facesse rumore sta cosa. Ferma, ferma, no, 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 sì. No, 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 no. Cacchio, sono fregato. Non mi ha cagato. La tizia non mi ha cagato. Meno male, sarebbe stata la mia fine. Ehi. Erode giurò di darle tutto ciò che avrebbe chiesto. Ella rispose: dammi la testa di Giovanni Battista. E il re ne fu molto rattristato. Bel nome per delle terme. In effetti. Di nuovo, vestigia del vecchio mondo di cui non sento la mancanza. Caricamento completato, no? Ok. Possiamo andarcene? Ho alzato il volume, raga. Aspettate che l'ho fatto un po' troppo. Ok. Che volare sopra l'inferno e trovare anche tempo per leggere, Cristo. Esatto, ora devo solo andarmene da qui prima che qualcuno mi veda. Maledizione, porca qualcuno puttana, fuori, 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 fuori. No, 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 via, via. No, 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 ciao, 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 ciao. Quando le cose si mettono male... gambe in spalla e vaffanculo. Tutti scomparsi, no? Certamente, figuriamoci. Tutti assolutamente Brian. Volatilizzati. Brian, mi ricevi? Non posso parlare ora. Ehi. Ci sentiamo dopo su questo canale. Cazzo di... Ma che cazzo? O'Brien, affanculo. La vita del galoppino comincia a stancarmi, O'Brien. Com'è che funzionava la cosa che di notte... No, com'è? Di notte stan... cosa? Perché di notte si spostano e di giorno stanno in incubazione? Già, se... Sì, mi sembra proprio così. Dick, fa presto. Rick, che succede? Fratello? L'uomo che stavamo cercando, Eric Lynch, il bastardo che ha ucciso Campbell e Reed alla fattoria. Fratello? Figlio della merda. Fratello. Sai dove si trova? Veloce. Sì, sulla riva nord, vicino alla vecchia rampa per barche. Voleva andare schizzo, ma poi Iron Mike ha fatto il tuo nome. È già mio. Grazie, ma sbrigati. Ok. Allora, facciamo che... controllare la nuova missione. Stava arrivando una nuova comunicación. Comunque, la missione è Ishimoto e svolgi un incarico per Lost Lake. Non ho seguito, ragazzi. Non ho assolutamente seguito. Zero. Non ho seguito perché ero veramente nella merda. Controllerò durante l'editing. Pico di Eddie. Il braccio? Beh, guardo il braccio mezzo pieno. Scusa. In realtà, c'è quello che sentivo. Sì, è la sindrome dell'arco fantasma. Lo so, me l'ha detto Eddie. Quando frega amici, mi fa male le dita. Pensa a un viaggio in moto. Mille mani indolenzite. Proprio stella. Madonna, che deve essere una sensazione devastante. Sì, vabbè, ma non ne va dritta una, ma non è possibile, pure l'orso, ma basta, ma cos'è? Ti prego, spara tu a quell'affare, perché non è possibile. Non posso rientrare nel campo senza morire. Ti prego,
Con calma. Oh, là. Sta musica devastante. Con calma. Le cose si fanno con calma. Calma e sangue freddo. Siamo tornati al campo. Adesso salute i ragazzuoli. E boh, e siamo a posto. E siamo a posto. Dammi soltanto un attimo modo di riparare la motoretta. Fammi andare dal meccanico. Comunque non la do al meccanico. Quindi in realtà possiamo fermarci tranquillamente qui. Mi riparo la motoretta. Così. Vediamo. Utilizzando soltanto 3 rottami invece che 6 come avrei usato prima. Molto molto buono. Facciamo un salvataggio veloce. Siamo a posto. Prendiamoci una benda, visto che comunque qua usciamo un momento, ci prendiamo danni di Cristo. E ci siamo. Ok. Direi che possiamo concludere qua. Vado un attimo a raccogliere un po' di rametti. E però per il resto direi che ci siamo. L'unica cosa che è successa in realtà, boh, è siamo andati con Iron Mike a fare una scampagnata. Abbastanza complessa in realtà questa scampagnata, come scampagnata, insomma, non proprio semplicissima. Non è stato proprio semplice salvare il culo ad Iron Mike, anche se comunque era tostissimo, sparava come Dio comanda. E poi abbiamo visto appunto questa. Abbiamo preso nuove informazioni sulla Nero, ma nulla. Nessuno sviluppo interessante in realtà. L'unica cosa che mi ha lasciato un attimo perplesso è che O'Brien fosse un attimo nei casini, che non potesse rispondere. Forse nei casini, non ho la più pallida idea. Non ho seguito quello che ha detto Ricky, sinceramente, non ho seguito assolutamente. E però, vabbè, controllerò poi in fase di editing, tanto lo editerò tra poco, cioè domani questo video. Perciò controllerò che cosa ha detto, che così almeno mi informerò e sarò pronta per il video successivo. Noi ci becchiamo appunto in questo nuovo e nel prossimo episodio. Bella.